Ma a me sembra questa sia più una propaganda, si voglia andare a colpire quelle persone che non amano il calcio, che vedono nel calcio tanta ricchezza e tanta violenza, allora si voglia fare uno slogan per così, per acquisire simpatie, non dico voti perché non credo che si possa prendere dei milioni di voti per una propaganda di questo livello. Lo sciopero anche qua mi sembrerebbe una cosa esagerata, cioè noi anche secondo me dovremmo essere i primi a non dare l'impressione di dover fare degli scioperi per decidere queste problematiche o per risolvere queste problematiche, perciò io sono sempre per il dialogo, ma ripeto, ma io sono per il buon senso, credo che anche utilizzare un'assemblea per parlare di questo sia assurdo, cioè, sono sincero, cioè, tutti i problemi, noi apriamo un telegiornale, oggi c'è una città invasa dall'acqua con gente che è morta e noi dobbiamo pensare a 25 milioni di contributo alle forze dell'ordine per proteggere gli avvenimenti sportivi, non in genere, del calcio. Tutti gli altri vanno bene, cioè, io credo che siamo fuori di testa. Io ripeto, io voglio essere molto chiaro, per me è una banalità, cioè, stiamo parlando di una banalità, cioè, secondo me stiamo parlando di una banalità. Poi è chiaro che se io faccio i conti come presidente del Parma e c'è da versare dei soldi, è chiaro che non sono d'accordo, ma non perché devo versare dei soldi, perché non sono d'accordo a dover finanziare quello che lo Stato mi deve dare. Perché lo Stato mi deve dare questo in base alle tasse che io pago come cittadino italiano e non come presidente del Parma. Poi ci sono le iniziative tra la Lega, la FIGC, il CONI e il governo. Benissimo, ben venga, confrontiamoci. Ma io sono un cittadino italiano e io non pago di più di quello che pago, visto che sono il più tassato d'Europa per essere protetto. Perché ci vado anch'io a vedere la partita in un altro stadio, devo essere protetto anch'io. Forse di più di altri, sebbene io non abbia mai avuto nessun problema di giustizia, non sono mai andato in giro con la guardia del corpo o scortato, però cioè, pago le tasse nelle tasse è previsto anche il fatto di essere protetto, io e tutti gli altri cittadini italiani. Questo per me, ma ripeto, ma secondo me è una banalità, sono cose scontate che nel calcio diventano discussione o diventano ordini del giorno in assemblea, quando invece bisognerebbe parlare di tutt'altro. Non credo sia limitato al discorso economico, è una questione concettuale, io ritengo. Ma io Tavecchio sono pienamente d'accordo, e lo è lui per primo, che ha fatto una frase molto infelice, perciò è giusto che quando uno sbaglia venga punito. Anche qua il buon senso dice che la UEFA avrebbe dovuto confrontarsi anche con le leggi italiane e magari prendere una decisione unanime, perché sennò come sempre noi facciamo vedere che in Italia va tutto bene, a livello europeo ci tirano le orecchie, questo è sbagliato. Anche qui un pochino di buon senso, un confronto tra Europa e Italia, avremmo fatto più bella figura a tutti. Poi che lui abbia detto una frase infelice, caspita, l'ha detta e come, ci mancherebbe.